quando si dice in stato di grazia. Dopo aver castigato Santa Maria a Vico, la Dieseltecnica Pallacanestro Trinità raddoppia anche in casa del Flat Sport San Giorgio, sconfitto con il punteggio di 89-69. Trama già delineata dai primi minuti di partita. I biancazzurri nella parte della lepre, i partenopei di coach Caliendo ancorati all'atletismo per non perdere troppo terreno dai fuggitivi. Durante e Cusumano mettono in moto l'attacco salese. Il primo muove la difesa dell'Athletic System, facilitando il compito in area di un brillantissimo Ambrosano. Il secondo si dimostra efficace tanto in regia quanto al tiro pesante. Nella propria metà campo, Trinità applica diligentemente la zona, che costringe i napoletani ad insistere con attacchi affrettati dalla media e dalla lunga distanza. Il costante lavoro a rimbalzo di Gianluca Campaiola ed i punti pesanti di Capaccio fruttano il più 9 esterno al primo intervallo. Stesso costrutto nella seconda frazione. Gli uomini allenati da Gennaro Durante e Giuseppe Aumenta allungano ulteriormente il passo grazie alle segnature di Sorrentino e Puglia, quest'ultimo in palla anche dall'arco. Il Flat Sport si segnala solo per gli estemporanei acuti di Pone ed Erra, intervallati da rari viaggi in lunetta. La Dieseltecnica spazza via ogni dubbio prima della pausa lunga. La staffetta tra i fratelli Campaiola sui 28 metri ed il contributo tra le righe di Botta strozzano l'ispirazione dei napoletani. Ambrosano e Cusumano guidano la Dieseltecnica verso il successo con 2/4 d'anticipo, 51-30 a metà gara. Il secondo tempo è una copia conforme dei primi 20 minuti. I salernitani viaggiano a velocità di crociera, sgranando con profitto il rosario delle soluzioni offensive. Il Flat Sport consegna le chiavi del gioco a Nicola Spone, il solo che possa imprimere fantasia al gioco della sua squadra. Il destino è tuttavia già segnato. Ambrosano è padrone dell'area napoletana. Capaccio deposita in Cassazione una sentenza già scritta da tempo. Sesta vittoria stagionale per il quintetto salese, che si conferma al terzo posto del girone A in compagnia di Afragola e Portici. Domenica prossima la sfida interna contro il Sorriso Azzurro Sant'Antimo per continuare a respirare aria di altissima classifica.